One day in Washington Square Park, Harmony comes running up to me with this book, and he's like, I met one of my heroes, and he hands me Tulsa by Larry Clark. Larry thought it was gonna be that big. Larry Clark, he's like this old guy, he's totally down to earth, this guy. Yeah. When I first met Larry Clark, I thought he was a fucking pervert, to tell you the truth. Così dichiara Justin Pierce, star del film Kids, icona dello skate, giovane, depresso, toltosi la vita, a soli 25 anni. Ai tempi di Kids aveva solo 20 anni e quella fu l'esperienza che per un breve periodo lo lanciò nel jet set e dai bassi fondi di New York City arrivò a far serata con Leonardo DiCaprio. Questo ci permette di comprendere alla perfezione tutto il processo di commercializzazione di una cultura underground, di una sottocultura, come poteva essere quella dell'hip hop e dello skate tra gli anni 80 e 90. La Golden Age dell'hip hop e dello skate. Quella mostrataci da Kids di Larry Clark era sicuramente una realtà effettiva. Il lato oscuro vissuto da quegli stessi giovani, esemplificato poi nella realtà con il suicidio di Justin Pierce. Ma All the Streets Are Silence, meraviglioso documentario di Jeremy Elkin, in sala solo il 18, il 19 e il 20 luglio, non racconta solo questo. È un viaggio in una cultura urbana nata sinceramente dai giovani, dal bisogno di esprimersi. We were just dingy kids with skateboards. Yeah. But that little connection of people being together is what exploded and affected the rest of the world. Come dicono nel documentario, il passaggio della cultura skate dal punk all'hip hop è stato assolutamente naturale, più che un passaggio una condivisione, perché la volontà di comunicare era la stessa. E dunque anche a me, che detto in tutta sincerità dell'hip hop come genere è sempre fregato poco, e se solo provassi a salire su uno skate lo spaccherei cadendo per terra e spaccandomi tutti i denti, All the Streets Are Silent è stato un viaggio incredibile. Io amo le sottoculture, giovanili o non, amo i movimenti che fanno nascere effettivamente qualcosa, amo i giovani che si ritrovano negli scantinati a creare, amo la strada, amo la cultura della strada, però l'università della strada mica tanto. E il film è tutto questo, film è e racconta cultura, uno spazio-tempo fondamentale per tutto ciò che poi si è evoluto definitivamente con l'arrivo degli anni 2000. Jay-Z non sarebbe esistito senza Run DMC, Busta Rhymes o il Wu-Tang Clan, per citare solo i più famosi tra gli artisti musicali citati e intervistati nel documentario, perché invece chi ama il genere si ritroverà davanti anche i propri artisti preferiti, ma non i più famosi, poi i DJ, gli speaker radio, tutte quelle entità che hanno co-costruito l'hip hop. Ho trovato fantastica la parte del Club Mars, il come si era riusciti a trasformare i disco club, che finalmente non mettevano più solo house music e rock e metal, ma anche questo. It all started from that nightclub, Mars. They was playing all the freshest hip-hop. See skate culture and hip-hop culture like really find a synergy just made sense. It's the same expression, but two different presentations. E dunque il Mars aveva un sacco di sale, potevi sederti al bancone con qualcuno che era lì per un genere totalmente diverso dal tuo. E cosa ha rovinato tutto ciò? A quanto pare il gangsta rap, quello più violento non solo nelle lines, ma anche nella vita di tutti i giorni. Moby, nel documentario, prima di questa incursione del gangsta rap, definiva l'hip hop un genere che ha allontanato il rap dalla violenza. So much violence in the world of hip hop. Like, I mean, clubs were just like the building was getting shut down, all these clubs getting shut down left and right because there was so much violence. So hip hop, in a really, at least on the East Coast, in a really fascinating development, became very peaceful. Ma non è durato troppo e il Mars ha dovuto chiudere nel 92 per le troppe risse e pure per le sparatorie fuori dal locale. Che tristezza, cazzo. Detto ciò, il documentario è anche una meravigliosa descrizione di come l'underground diventa pop, di come si è passati dalle periferie newyorkesi al mondo intero, con brand che oggi valgono miliardi di dollari, diventando vera e propria moda, anzi la moda principale per certi versi. Per questo si nominano Haring e Basquiat e Warhol. Per questo la pop art di Warhol doveva valicare l'esclusivismo, ma in questi casi mette sempre un po' tristezza, poiché un movimento sincero come quello dell'hip hop diventa solo un altro tassello del capitalismo. È quello che stiamo vedendo con la cultura rave, la musica hardcore da festa. Fino a quando ero giovane io, per ascoltarla dovevi andare nei capannoni, ma io ho vissuto solo l'ultimo baluardo di tutto ciò. Ora rave significa solo fare festa, solo andare in discoteca, e le sonorità aggressive sono diventate tremendamente pop nel mondo della techno e della musica elettronica. La techno con la K non esiste più. Questo per osservare come ogni sottocultura giovanile, come ogni baluardo di speranza, diventa inevitabilmente parte di un consumismo artistico triste e senza anima. Sarebbe molto bello rimanere nei primi 45 minuti di All the Streets Are Silent, ma il mondo va avanti.
correte a vedere questo documentario, in sala solo oggi 18 luglio, domani 19 luglio e dopodomani 20 luglio. Bella regà, che il cinema e la musica e l'hip hop sia con voi.